Differenze generazionali al lavoro? In questi casi l'obiettivo è trovare quel trade union che possa garantire continuità e trasmissione delle competenze, prima di tutto. È quanto emerge dal 4° congresso regionale di Confprofessioni tenutosi a Bari, al centro soprattutto le professioni tecnico-sanitarie. Per poter dare continuità a un certo tipo di modo di vedere la libera professione, sicuramente l'unico elemento indispensabile per partire, perché poi c'è molto da fare, è quello di interpretare bene le esigenze dei giovani, il credo dei giovani, le abitudini dei giovani, le aspettative di vita, lo stile di vita dei giovani, prima di entrare nello stile di vita professionale. E questo è abissalmente diverso dal nostro, dalle generazioni più avanzate. Quindi uno studio molto serio di quelle che sono le aspettative può portare ad accontentarle e quindi a far nascere quella scintilla che, chiamata patto generazionale, può dare continuità a un modo bello, perché io l'ho vissuto, di vivere la libera professione. I numeri sono sempre importanti perché non sono solo dei dati quantitativi, ma in realtà fotografano lo stato dell'arte di una situazione e dunque problemi, criticità da un lato ed eventualmente soluzioni, proposte, prospettive, aspettative. Un numero importante che noi desumiamo dal nostro rapporto stilato dall'Osservatorio di Confprofessioni, siamo arrivati al 6°. Cerchiamo di dare anche noi il nostro contributo per far avvicinare i giovani alle categorie professionali che raggruppiamo all'interno dell'applicazione del contratto collettivo. Praticamente abbiamo istituito una prestazione specifica che riguarda un'agevolazione sia a favore dello studente sia a favore del professionista che accoglie lo studente nei percorsi per le competenze trasversali o di orientamento.